borbottare, ma viviti la tua vita e lascia vivere, veramente. Quindi, cioè, veramente stamattina sono entrata su Facebook, mio fratello stesso che rompe le palle su Pokémon Go, cioè, che palle, che due sfere poche, cioè. Comunque, detto questo, io mi diverto, dimagrisco e nel frattempo mi abbronzo anche perché sotto il sole a camminare. E che dire, poi socializzo i ragazzini dicendo: ehi, ma di che gruppo sei? Vabbè, detto questo, comunque adesso niente, mi rilasso un attimo perché fa veramente tanto caldo. Non sto proprio cagando niente di niente. Questo perché in questo periodo mi stavo un attimo. Stavo cercando di disintossicarmi anche dai social perché non lo so, dopo un po' io sono una di quelle che si stufa delle cose. Non che mi stufo di voi, assolutamente, mi stufo dei social, di stare attaccata sempre a queste cose. Perché io in primis odio questo lato della tecnologia e quindi cerco ogni tanto di staccarmi, ho proprio un rigetto verso il fatto di condividere, star sempre su ste robe e tutto quanto. Quindi cerco di mio proprio di magari stare lontana. E ce la faccio, però purtroppo non sto vicina a chi magari vorrei star vicina, tipo i miei amici, perché comunque il telefono è anche parte di questi social come WhatsApp e queste robe qui. E mi dispiace un po', oppure voi stessi che mi commentate e magari sono molto molto indietro con i commenti che non ho letto o non vi rispondo da un po'. Ma è proprio una roba che faccio ogni tanto per cercare di staccare un attimo la spina. E secondo me fa benissimo, cioè non c'è colpa per sta cosa. C'è gente che veramente mi dà la colpa perché magari non rispondo più come prima, ma ragazzi, veramente la vita è là fuori, cioè io vi leggo tutti e sapete quanto vi amo, veramente ve lo sapete quanto vi amo e quanto per me contate. Vi guardo un po' la tele e mi rilasso, mangio. Ci vediamo dopo quando farò qualcosa, vi filmerò. Ho appena finito di vedere Adeline. Che bello, Adeline l'eterna giovinezza sarebbe, quella con Blake Lively. Mamma mia, non avevo mai visto questo film, veramente bello. Mi sono molto emozionata, sto perdendo tempo. Vi volevo guardare un altro film che ho fatto, che ho scaricato da on demand, che sarebbe Wild, però non Into the Wild, ma proprio Wild, quello con Reese Witherspoon. Quindi niente, adesso mi guardo anche questo, proprio della serie Vogliamo perdere tempo, mi mangerò uno yogurtino e basta, che bello, mi è piaciuto un sacco. Chi di voi l'ha visto? Edela indico, veramente bello. E vabbè, mo guardo Wild e vediamo dopo se mi piacerà anche Wild. Beh, non ci credo, c'è lo stesso attore del film precedente anche in questo. Molto molto bello, veramente molto molto bello. Mi è piaciuto davvero tanto. Buongiorno, buon mercoledì. Allora, sto per uscire perché è tardissimo. In realtà me la sono dormita proprio beatamente. Non vi ho ripreso niente, neanche ieri, lo so. Siamo usciti tutti quanti insieme, sempre la solita balla del buio che non si prende niente, però non siamo neanche stati fuori tantissimo, ad essere sincera. Abbiamo lanciato tipo un'esca, siamo stati lì tutti quanti e poi ce ne siamo tornati a casa. Stasera, oggi e stasera saremo più in giro, anche perché io e Andrea poi dobbiamo andare a fare la spesa, a fare delle commissioni, quindi sicuramente andremo, visto che c'è il sole che batte forte, andremo all'inizio a fare le cose in macchina e poi in giro a piedi. E questo gioco fa veramente bene perché comunque ti fa ritrovare con gli amici. Puoi farli del più e del meno mentre giochi, una cosa fichissima. Che già potevi fare prima, vero? Però c'è la scusa del gioco. Boh, secondo me è molto figa come cosa. E una cosa che mi sono dimenticata, sto qua perché almeno c'è una luce decente. Una cosa che mi sono dimenticata negli altri weekly e che non vi ho detto, soprattutto una cosa che non vi ho detto. Sono stati gli outfit che molte ogni volta mi chiedete che cosa indossate in quel preciso vlog, in quel preciso giorno, e io ogni volta mi riprometto di dirlo e poi mi dimentico. Quindi cercherò di riassumervi che cosa è successo nel weekly scorso, quindi cercandovi di, cioè, cosa è successo, che cosa indossavo, perché allora aspetta. Dunque, il primo vlog avevo maglietta nera e pantaloncini bianchi e neri tutti marble. La maglietta nera che poi ho utilizzato anche la volta dopo con la gonna viene da Tezenis, che io praticamente è lunga, l'ho legata davanti. E i pantaloncini marble bianchi e neri con i pompon sui risvoltini tipo qua. Li ho presi da OVS. Poi avevo la gonna a fiori lunga con le balze molto anni 50. Quella lì,
fatta benissimo, scontata del 50%, pagata 30 euro, l'avevo presa, volevo farvi un haul. Avevo tutte le buste precise negli haul, nelle cose delle buste per farvi l'haul, ma non ho fatto l'haul perché alla fine le ho usate, adesso sono sparse in giro chissà dove. Ho presa invece dalla Ritmo, perché la Ritmo da me vende anche, oltre le scarpe, vende anche vestiti. E infine, il giorno del 13 della serata di NYX Face Awards, avevo la magliettina con le strisce qua nera, quella lì viene da Tally Whaley, e anche i pantaloncini con tutti i cosi dettagli bianco e nero da Tally Whaley, e le scarpe vengono da un sito, no scherzo, scherzo, quelle le avevo prese dai cinesi. E oggi invece sono vestita così: maglietta Pull & Bear, pantaloncini di un sito cinese, non ricordo quale, perché ai tempi collaboravo con un botto di siti cinesi, e poi le All Star bianche, che non so come farvele vedere esattamente. Questo è l'outfit di oggi. Cercherò di farvi vedere gli outfit durante la giornata, se magari mi vesto in modo particolare, così da potervi dire dove li ho presi. Oh, si è rotto. Si è rotta la tua torretta. E adesso come giochi? Come giochi? Tu stai per attaccare Hunter, perché in realtà vedete quella sporgenza? Bene, il culo di Hunter, il sedere di Hunter. Perché sei uno stronzino che vuole giocare. Oh, a Freya si è tolto il pelo dietro, io non so perché. Se qualcuna di voi lo sa, me lo può dire. La coda gli si è tipo smagrita. Cioè, guardate che poco pelo che c'ha. Qua soprattutto. E poi ha nella parte delle zampine proprio il pelo mancante. E lei continua a leccarsi lì. Non vorrei che ha preso qualcosa. Però è sempre in casa, non è un gatto che va fuori. Che cosa ti è successo? Eh? Stai diventando tutta spelacchiata. Eh? Vuoi diventare come Hunter? In realtà sei invidiosa perché fa caldo e vuoi diventare come Hunter, vero? No, amore. Spruzzolona. Chi è la spruzzolona della mamma? In tutto ciò, oh mio Dio che zoom, in tutto ciò, da Lidl, avevamo preso questi qui che si chiamano chai latte. Guarda che vieni chiusa nel frigo, babbazza. Avevo infilato la testa anche il frigo si stava chiudendo. Questi qua, il chai latte, sono buonissimi, sanno praticamente di latte dolcificato. Con un po' di cannella, cioè buonissimi, latte dolce. Tra l'altro io ho smesso di bere il latte e adesso lo sto un attimo incorporando perché avevo voglia di latte, latte, latte. Cioè quelle voglie tipo di sera quando dici oh, mi andrebbe una bella tazza di latte e cereali, ecco. Cioè adesso sto attenta alla linea, ragazze, cioè non è che posso mangiare dolci, non è vero. Però sto evitando le cagate, proprio quelle proprio pesanti, come le chiama Human Safari, come le chiama Nicolò, unte. Cioè sto proprio evitando queste cose perché, dai, devo cercare di assottigliarmi qua. Perché adesso mi vedete così, dove c'è questa parte che trattiene la pancetta. Ma solitamente senza questa parte che trattiene la pancetta, qua sbuca fuori la bozza. La bozza salvata. Pink! Vabbè. Hola, buon appetito. Mi sono fatta al forno queste cose qui. Vabbè, queste qua non le ho fatte in padella, sono le verdure quelle lì surgelate. E mi sto guardando Kitchen Sound. Mi ha fatto venire una fame che stava facendo i gamberi alla piastra. Mazza che voglia di pesce. E c'era una canzone mentre cucinava di quando ero piccolina io, che mi ha ricordato quando eravamo andati tutti quanti in Spagna. Io avrò avuto 8 anni, che poi lì avevo fatto il fuoco di Sant'Antonio, mi ricordo, e siamo dovuti tornare a casa prima, perché tutto il viaggio in macchina che ce l'avevamo fatti, c'era sta canzone qua, che non mi ricordo se il titolo è spagnola. Allora, l'ho trovata, la canzone si chiama Il Talisman, appunto, ed è di Rosana. Bellissima. Allora, siamo in piazza, qualcuno ha lanciato un modulo esca, secondo me sono quei tipi laggiù al bar, perché guardano verso di qua, e non viene nessuno, cioè nessun po'... Ah no, forse sono quei ragazzini là, c'è uno che c'ha il cappello alla Ash Ketchum, e... Cioè, stiamo catturando solo Pokémon merdosi. Ah, vero, Isa, ciao! Ciao! E qualche vlog, giusto qualche vlog che ti fai vedere, eh? E cosa ridi? È una cosa? Cosa hai fatto tu? Hai mangiato? E poi? No, e poi no, tu devi dire, ho mangiato? Cosa hai mangiato? Nello zoo. Non si ricorda cosa mangia, peggio di me. Ehi. C'è anche Andrea. Uè!
ci saranno sicuro 85 gradi. Buonasera, stiamo per mangiare e ovviamente cosa stiamo facendo, dillo te? Siamo venuti a mangiare in una pizzeria. È vicino casa, sotto casa nostra. Sì, dove c'è un Pokémon Stop e quindi abbiamo messo un'esca. Siamo pessimi, veramente pessimi. Praticamente la palestra oggi l'avevamo messa io, Angela e Andrea, no? E il mio Pokémon poverino era il più basso e il più scarso. Andiamo lì, che vediamo che c'era sotto lotta, andiamo lì e vediamo le figure, no? Io ho detto saranno dei ragazzini poverini, no? Ci avviciniamo ai nostri vicini di casa, di boh, avranno 30 anni sicuro ciascuno. E quindi abbiamo fatto tipo una figuraccia, però vabbè. C'è un amico qua vicino a noi. Sono arrivate le nostre pizze e niente, abbiamo buttato via un'esca perché non è arrivato niente di niente, solo ratata, PJ e robe varie. E un gatto. Cosa c'è? Era una bellissima idea uscire tutti insieme e giocare tutti insieme ai Pokémon, ma continua a crescere a tutti. Cioè mi arriva fino a metà e poi non va più. Cioè siamo tutti in piazza allegramente. Ah, avete visto male? Ah, sei finita nel vlog. Secondo te? Ah, il codice. Vabbè, ti metterei megapixel se vuoi. Buongiorno. Il segreto per restare in forma e potersi concedere 800 brioche: camminare per schiudere le uova. Tra l'altro tra un po' torna Andrea dal lavoro, perché mi sono svegliata tardissimo e sto facendo colazione tardissimo. Cioè dovrei pranzare in realtà. E oggi ha detto che andiamo ad Arese, così camminiamo un sacco e vediamo di trovare qualche Pokémon figo. Siamo qui a mangiare, sì, a mangiare, sempre a mangiare, pensa Gloria. Con la mamma, sempre per i caffè peddi. La mamma mi deve far leggere tra l'altro un messaggio di Piero, Piero Marcisole, che mi fa sempre i ritratti, che l'ho incontrato anche a Napoli alla fiera estetica. Adesso sto per leggere il tuo messaggio che gli hai scritto alla mamma e niente, prima ci beviamo il caffè però. Ciao, grazie per il disegnino che mi hai mandato di me. Carino. Sei molto. Niente, adesso beviamo i cafferini così ci rinfreschiamo un attimo. Allora, buon pomeriggio. Io e Andrea siamo dopo Pogliano Milanese, quasi verso Lainate, dove lavora lui. Perché stiamo incontrando un botto, ma veramente un botto di Pokémon. Io ho preso il mio terzo uovo da 10 km, sono troppo, troppo contenta. Buonasera a tutti. Che culo che si vede. Oggi veramente... Abbiamo trovato due Mew. Stupido, e stavo anche ascoltando. Abbiamo anche fatto scoprire questo gioco a due ragazzini dolcissimi e ci hanno seguito per tutto il tempo, perché uno dei due l'aveva appena scaricato e non sapeva come si usava, quindi gli abbiamo insegnato un attimo le basi. E adesso ci stiamo avviando a casa, ci sarà una lunga camminata, così mi si schiude l'uovo da 10 km. Anzi, cercherò di filmarvi in live. È ora della schiusa dell'uovo da 10 km. Per me è un ratto. Lapra. Ah, chi fosse finito, ciccino. Quanto? Andrea se n'è andato. Allora, va fuori. D'acqua, ti è andata male. Sì, è vero. Un altro d'acqua. Non è una serata zop. Per te. È una serata zop. Tu sei passata ad avere un Pokémon a 500? Sì, ma guarda, è una serata zop. Buongiorno, buon pomeriggio. Dio, sono fuori fuoco. Ciao. Sì, sembro tipo la principessa Leila versione mini, perché sti cosi sono piccolissimi. Non sono andata da nessuna parte, non vi ho ripreso chissà cosa e questa cosa mi dispiace molto, però questa è la mia vita. E niente, davvero, spero che, che non vi ho annoiato. Lo so che sono una grandissima chiacchierona, più che weekly vlog sono monologhi sulla mia vita. Io vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo. Muah!